sfida alla capolista per il futsal femminile Cagliari, che nel terzo turno di ritorno del campionato di Serie A affronta il fortissimo kick-off. Intanto è iniziata la partita, subito un tentativo. Lunghissimo ruolino di marcia fatto di risultati positivi, uno dietro l'altro, ancora un pallone messo in mezzo, arriva il gol del vantaggio dopo appena 33 secondi di gioco. Marchese prima intenzione, cercava un suddivimento in diagonale, buono nelle intenzioni, quindi Vieira riesce a far passare il pallone, lo scavetto e Carolina Vargiu riesce a salvare. Si cercava qui Sabrina Marchese, il pallone è stato allontanato, lo ha recuperato Gabriella Machado, finta il destro, poi si sposta il pallone sul sinistro, arriva il gol del pari, la bomba di Gabriella Machado. Ben posizionata Gabriella Machado, galvanizzata dal gol dell'1-1, qui per un pelo Carolina Vargiu non riusciva a depositare in rete anche il gol del 2-1. Il pallone quindi per Carmen Gutierrez, poi Belli può calciare in diagonale, Masha ancora una volta si fa trovare pronta e quindi Navarro Sainz, bello qui l'1-2, il pallone sul palo Gabi Marranghello, difficilissima questa linea di passaggio, attenzione a Sofia Vieira, Vanin dentro e poi il miracolo di Marika Masha. Navarro Saez, Vanin e poi Navarro Saez liberato dalla compagna. Masha qui con un altro miracolo. Ma attenzione qui a Sofia Vieira, un po' sorpreso l'FFC, punta Gasparini nell'uno contro uno e trova l'angolo giusto. Kick off che torna avanti. Poi lottare sul pallone l'FFC, Navarro Saez a tutta velocità in contropiede, Sofia Vieira il gol del 3-1 per il kick-off, contropiede letale. Guti, pescata qui Belli che ha tanto spazio e non perdona con la rasoiata, 4-1 kick-off. Proverà neanche a dirlo Gabriella Machado, ecco qui il pallone, va Gabriella che aveva colto un'incredibile traversa. Stesso palla poi finalizzata, un'accelerazione improvvisa come è stato proprio in questo ultimo momento. Visuale aperta per calciare, intanto Vieira dimenticata, Masha con un altro miracolo, poi Belli sotto misura, Vieira si calcia addosso. Gabi Marranghello che è tornata sul parquet del Paladante, 1-2, splendido Navarro Saez. Guarda Sofia Vieira, l'autogol di Sabrina Marchese, 5-1, kick-off. A posizionarsi Az. Quindi Sofia Vieira con Marranghello che arriva in ritardo. Navarro Saez subito a bucare la rete rosso-blu dopo un altro sanguinoso errore in fase di uscita, 7-1. Irena Gasparini si abbassa, Claudia Cucu per ricevere il pallone, trovata molto bene Sabrina Marchese fuori di un soffio. Qui tagliato il campo verso Marchese, poi Milena Gasparini che calcia malissimo, attenzione a Di Biase, gol dell'8-1, giro palla utile a guadagnare anche tempo, ma Gabriella sottrae il pallone, poi il salvataggio sulla linea di porta per Vieira. Ancora un errore per Belli, Gasparini e poi Marchese a trovare la soddisfazione personale. Scambio ottimo con Plevano, liberato Sofia Vieira. Masha, un'uscita puntuale, poi perde il pallone cercando di avventurarsi in dribbling. Vieira porta sguarnita e poi Masha che torna. E allora finisce qui. La capolista passa al Paladante di Sestu, battuto il futsal femminile Cagliari con il risultato finale di 8-2.